Ma ti puoi comportare così? Ma ti puoi comportare così? Sei un giocatore che ha 30 anni. Ma ti puoi comportare così? Sono incazzato perché Maximovic non è più, non diventerà un giocatore del Lecce. Dall'accordo praticamente raggiunto pochissime settimane fa, oggi la notizia rilasciata da Sport Italia, Maximovic non se la sente di andare a giocare a Lecce, causa motivi familiari. Adesso ci arriviamo con calma, analizziamo insieme bene la situazione perché, raga, ce n'è da parlare. E sono molto arrabbiato perché è un giocatore che il Lecce seguiva da parecchio tempo. Corvino aveva individuato in lui il giocatore per la difesa esperto, quel profilo che cercava il Lecce da tempo, e non ci può rispondere così dopo 2 settimane, dopo che praticamente avevamo trovato un accordo. Mi raccomando, però, prima di partire vi devo chiedere un pollice in su al video e un'iscrizione al canale totalmente gratuita. Partiamo subito. Qui vi do anche un po' di dati sul giocatore che il Lecce noi eravamo un passo da prendere, invece purtroppo salta cause forse maggiori e non altro. Maximovic era stato individuato quel giocatore che sarebbe stato preso per esperienza, che avrebbe dato al reparto difensivo del Lecce per l'appunto ulteriore esperienza, un po' di solidità in più, comunque avrebbe completato il pacchetto difensori centrali che con Tuia, Dermacu, Maximovic e Baschirotto, che poi alla fine comunque può fare sia il terzino ma anche il difensore centrale all'occorrenza. In Maximovic la società aveva individuato quel giocatore perfetto che andava a completare un po' il reparto. E diciamo che come si comporta Maximovic è un comportamento da ragazzo di 15 anni, nel senso che non da ragazzo di 15 anni, però non ti puoi comportare così, nel senso, sei un giocatore professionista. Se vedi che stai parlando da settimane e da settimane con il Lecce, e il Lecce è propenso, molto propenso a prenderti e ti vuole portare nella sua squadra perché in te vede quel giocatore che serve per la difesa, e quindi il Lecce ti corteggia per 2 settimane, non ti puoi comportare in quella maniera, nel senso, non puoi andare avanti col tuo agente. Mandare avanti col tuo agente e col club comunque la trattativa, se poi a un certo punto te ne esci dicendo giustamente, perché poi magari avrà fatto i suoi ragionamenti e avrà detto voglio tornarmene dai miei familiari, non voglio rimanere in Italia. Però a sto punto dillo prima, nel senso, non mandi avanti una trattativa da quasi un mese per poi tirare indietro la gamba all'ultimo giorno, quando la trattativa si stava concludendo, quando era tutto fatto. E giustamente così fai infuriare Pantalone Corvino, perché lui per l'appunto in Maximovic vedeva quella figura ideale per completare il pacchetto difensivo. Invece così bisognerà andare alla ricerca di un nuovo difensore centrale, magari ne verranno presi due perché non verrà trovato un altro individuo come Maximovic, o comunque dall'esperienza di Maximovic in Serie A. Perché Maximovic comunque, anche se negli ultimi anni è andato un po' a scendere, un giocatore che comunque ha fatto più di 20 presenze con più di 30-40 presenze con il Napoli, ha fatto addirittura 3 presenze in Champions League nell'annata 2019-2020, ne ha giocate 5 in Champions League nell'annata 2018-2019, un giocatore che comunque ha esperienza europea addirittura, e quindi per il Lecce era proprio l'obiettivo perfetto, il colpo perfetto per completare il pacchetto. Invece un comportamento, a mio avviso, infantile dell'uomo Nicola Maximovic, che sceglie di tornare nel suo paese, di non accettare la corte del Lecce. Ma a sto punto, come vi dicevo prima, non mandi avanti una trattativa che si era praticamente conclusa, che comunque Maximovic e Lecce si parlavano da un mese. Ecco, questo è un ragionamento che non tollero, un comportamento ingiusto. Adesso scombini i piani del Lecce. Il Lecce adesso sarà obbligato a cercare un altro difensore, ci vorrà altro tempo per individuarlo, per capire quanto è fattibile la trattativa, per imbastire la trattativa e poi per chiuderla, per portarlo, fargli fare le visite mediche e farlo allenare. Tutto questo magari ci può comportare il tempo di arrivare per assurdo quasi alla prima giornata di Serie A, magari senza il difensore con esperienza, il quale serve obbligatoriamente alla squadra allenata da Baroni. E quindi diciamo che questo ti fa veramente cambiare l'idea di mercato, cambiare i tempi di mercato, perché Maximovic in questi giorni sarebbe stato chiuso. E per l'appunto avrebbe completato il pacchetto difensivo e Lecce poi si poteva dedicare a tutt'altro. Invece adesso si torna indietro, si bisognerà trovare un nuovo difensore
Speriamo che Corvino abbia già qualche nome pronto, perché bisogna operare nel più breve tempo possibile per metterlo a disposizione di Baroni, capire come gioca la squadra, il Lecce con Baroni, e farlo soprattutto affiatare con i suoi nuovi compagni il nuovo difensore che arriverà. Sono molto deluso dal comportamento di Maksimović, molto molto deluso, non è da professionista, nel senso, rispetto alla sua decisione dicendo vabbè, voglio tornarmene dai miei familiari, non voglio più stare in Serie A, non voglio più giocare in Serie A, non voglio più stare in Italia, voglio tornare dai miei familiari, uno è lecito di prendere questa scelta, può fare quello che vuole, però non lo dici quando la trattativa si stava per chiudere e soprattutto quando è da un mese praticamente che tratti con il Lecce. Sono molto deluso, adesso sono in ansia per capire quali nomi usciranno, per capire come andrà avanti il mercato, perché Maksimović saltato così Maksimović è molto difficile adesso capire chi arriverà, soprattutto le tempistiche in cui arriva, e quindi scombina un po' tutto il mercato del Lecce. Ditemi la vostra qui sotto con un commento. Secondo me è un comportamento non da professionista. Pollice in su al video, iscrizione al canale, noi ci becchiamo un prossimo video. Manca sempre meno all'inizio della Serie A, all'inizio del campionato del Lecce. Speriamo che arrivi il difensore tanto desiderato, il nuovo difensore tanto desiderato, e che ci faccia sognare e che si prospetti una bellissima annata piena di vittorie. Saranno dure sconfitte, ma bisognerà dare tutto in campo per cercare di ottenere una salvezza che sarebbe poi il traguardo ideale per una società, per un gruppo, per un allenatore che sta lavorando fino a questo momento in maniera ottimale, soprattutto la società che sta investendo sul mercato.